Dal 15 al 18 giugno c'è stato il Best Fighter World Cup, la Coppa del Mondo della WACO, l'unica federazione a livello internazionale ad aver avuto il riconoscimento dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale. È una manifestazione dove si proclamava il miglior combattente del 2017. Siamo saliti sopra con Francesco Tursi, 63,5 kg, specialità K1. Invece poi c'era anche una Fight Lady della BTF Team, quindi venuti da San Giorgio e dalla Puglia, dal sud, con Francesca Scatigna, 56 kg low kick. È stata una manifestazione grandiosa per tanti aspetti, sia per gli aspetti di spettacolo che per gli aspetti legati alle performance dei ragazzi. Francesca Scatigna ha combattuto con una russa, dove i russi in campo internazionale sulle discipline da combattimento sono i più temuti, perché è uno sport, uno degli sport nazionali, e quindi una russa dove aveva tanta esperienza e confronta la nostra atleta era molto più esperta sul ring, ma comunque l'atleta italiana non ha ceduto il passo nel combattimento alla russa, ha giocato il fattore inesperienza, dove poi ha proclamato la vincitrice della finale la russa, e purtroppo noi non abbiamo portato il risultato a casa, però abbiamo portato con grande soddisfazione con gli applausi del pubblico un'ottima performance di Francesca Scatigna, e dove alla prima ripresa aveva dettato proprio regole sulla sua atleta. Poi invece è toccato a Francesco Tursi, 63,5 kg, specialità K1, è già in nazionale da 2 anni, ha fatto bronzo ai campionati del mondo, e poi per un trauma non siamo riusciti a portare il gradino più alto, e invece siamo riusciti a farlo qualche giorno fa, dove ha combattuto la semifinale con un ostico israeliano, e avendo la meglio fino all'ultima ripresa, c'è stato un bello scambio, però poi ha avuto la meglio il nostro atleta di casa nostra. E è toccato poi alla finale con un russo, sempre i russi lì la fanno da padrone, è un russo dove il giorno prima aveva vinto anche lui la semifinale per KO, quindi era un osso duro, però ha vinto la strategia, ha vinto anche alcune cose che abbiamo lavorato a casa, e siamo riusciti a portare questa qui, la Coppa del Mondo come miglior atleta 2017. È una soddisfazione alla fine aver raggiunto questi risultati. Adesso ci stiamo preparando, ci sarà un momento di buco, e poi ci prepariamo per andare a fare i campionati europei, quindi è stato un test per tutte e due. Sicuramente Francesco sarà un atleta, uno degli atleti temuti in gara all'europeo. Francesca invece è entrata in nazionale come contatto leggero, insieme a un altro ragazzo, Stefano Alfieri, 100 kg, sempre lui come contatto leggero, e quindi abbiamo 3 ragazzi in nazionale che dal profondo sud, tra virgolette dico io, vanno a rappresentare l'Italia in Macedonia dal 2 al 10 settembre, di cui Francesco è uno degli atleti tenuti. Gli altri due sicuramente non si faranno emozionare da questo evento internazionale, ma quindi con un gran team come è il mio team, infatti ringrazio loro per tante soddisfazioni che stiamo portando. Io dico sempre in ogni intervista, in ogni cosa che noi andiamo a fare, il successo di uno è, quindi la vittoria di uno è il successo di tutti, quindi per me avere un team dietro le spalle che supporta e sopporta i propri compagni che vanno a rappresentarci in tutte le parti d'Italia e anche a livello internazionale è una soddisfazione che porta merito
anche al territorio, quindi da qui non c'è soltanto, infatti in alcune foto che abbiamo fatto, ci tenevo a mettere la maglietta Io Esso Faccio Per Te, che sta a significare tutto e tanto. Esco pazzo per te, per il territorio, per tutto. E anche per comunicare che noi non siamo soltanto l'Ilva, okay, che crea problemi. Ci sono anche dei ragazzi che cercano di sfondare in altri campi, e specie in quello sportivo abbiamo ottimi atleti in questo territorio, e le dimostrazioni portano poi i fatti e non le parole che sono abituati, siamo abituati a sentire. Ringrazio Graziano per averci fatto onore della sua presenza e aver poi alla fine aver fatto conoscere quello che noi riusciamo a fare dentro questa palestra qui quando usciamo fuori. Grazie ancora, un saluto da Mimmo Radice.